La nostra amministrazione comunale è veramente onorata di ospitare nella città di Pisa le selezioni regionali del FAME Lab, organizzate dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Pisa, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Osservatorio Gravitazionale Europeo. Pisa è città dei saperi, di Galileo, di Leonardo Pisano detto il Fibonacci. Cantata e amata dai più grandi letterati e artisti. È città dunque dei saperi scientifico-tecnologici e dei saperi umanistici nel pieno riconoscimento della unicità della cultura. I saperi umanistici e l'avanguardia delle tecnologie hanno sempre trovato e trovano ancora adesso nella nostra città terreno fertile, una perfetta sintesi al servizio della conoscenza, dell'innovazione, dell'imprenditorialità, dell'interdisciplinarietà. Infatti, mai come in questa nostra epoca, caratterizzata da una costante e vertiginosa accelerazione tecnologica, servono pensieri lunghi per dare vita a una nuova alleanza tra saperi tecnico-scientifici e scienze umanistiche, per rispondere alla grande complessità culturale dell'esperienza umana. Perché i linguaggi, i codici, questi sono molteplici, ripeto, ma la cultura è una. Ritengo quindi che anche un'iniziativa prestigiosa come questa del FAME Lab, questa competizione internazionale rivolta a giovani ricercatori e studenti universitari, sia in grado di costruire ponti culturali e sociali, perché favorisce il trasferimento delle conoscenze sviluppate in ambito accademico verso le nostre comunità. E questa è un'autentica peculiarità presente nella città di Pisa, grazie proprio all'eccellenza dei nostri atenei, dei nostri centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale, che svolgono un ruolo determinante e strategico all'interno di un contesto, di un concentrato di bellezze unico al mondo, dove si è pienamente consapevoli che, come ha detto Nietzsche, deve venire alla luce ancora tanto futuro.